Cari amici telespettatori di Legnano Web TV, benvenuti da Laura De Fendi ad una nuova puntata della politica al servizio del cittadino. Oggi nostro ospite sarà il presidente della Commissione Mobilità e Sicurezza del Municipio 8. Benvenuto a Giacomo Marini. Buongiorno e grazie per l'invito. Questa è una storia d'amore, di politica e per la città. Perché Giacomo, sei partito proprio con questo innamorati o innamorati di Milano e la città di Milano ha risposto perché sei stato il giovane più votato della città. Com'è nata questa vostra storia tra la politica e la città? Ah sì, innamorati di Milano, innamorati di Milano, come si vuole leggere, si gioca su questo gioco di parole. È un progetto che è nato durante il lockdown in realtà ed è stata una serie di tavoli di lavoro per sviluppare idee politiche in vista poi di quelle che sono state le elezioni, e ha avuto un momento di restituzione alla cittadinanza parlando col sindaco e presentando i progetti che erano e le idee che erano emerse durante questi tavoli di lavoro. Comunque sì, innamorato di Milano da sempre, quindi milanese di nascita e per scelta, perché credo che vorrei rimanere qua più o meno per sempre, poi vediamo quello che succede. E in realtà il mio amore per la politica nasce anche attraverso il volontariato, attraverso l'attivismo prima di tutto, quando ero già più piccolino, in realtà al liceo, facendo il rappresentante d'istituto all'interno delle istituzioni scolastiche, e successivamente tramite il volontariato, e quindi partendo dal territorio, soprattutto durante il primo lockdown, abbiamo sviluppato sul territorio del Gallaratese e del Municipio 8 in generale una rete di solidarietà tramite delle collette di beni di prima necessità. E quindi credo che in realtà appunto l'amore per la politica sia più amore per il territorio in questo momento. E quindi un amore nato dal vivere la collettività insieme alla collettività. Importante però poter vivere anche il proprio territorio, il proprio quartiere, ecco che allora anche la mobilità, una mobilità sostenibile, diventa uno dei modi per poter vivere con tranquillità il quartiere e la città. Tu sei presidente della Commissione Mobilità, quali sono i primi passi che stai muovendo dopo il tuo insediamento? Per quanto riguarda la mobilità, l'indirizzo è molto chiaro ed è quello sposato anche dal sindaco, ed è quello che sviluppa una mobilità a misura di persona. Il futuro delle città, della nostra città in particolare, non sarà quello dell'auto, è evidente questo, ma questo non per fare una crociata contro le auto, ma perché è giusto anche offrire delle alternative valide e sostenibili. Il tema della sostenibilità è fondamentale e passa anche attraverso questo, passa attraverso l'introduzione di zone 30 e passa attraverso appunto la diminuzione dello spazio che in questo momento è dedicato alle auto. Nella nostra città il 60% del territorio è dedicato appunto alle automobili. Nello spazio in cui 3 auto possono stare posteggiate si può mettere un Dior di un locale nel quale durante la giornata ci passano 100 persone, quindi tra 3 auto e 100 persone io scelgo 100 persone. Il diritto al posteggio gratuito non esiste, non è un diritto, per cui è giusto fornirne una percentuale, ma è giusto anche fornire lo spazio alle persone perché possano vivere la propria città e la propria prossimità, perché attraverso la mobilità si va anche verso il progetto della città a 15 minuti. Presidente anche della Commissione per quanto riguarda il bilancio. E allora voglio chiederti, per quanto riguarda le nuove generazioni, quali sono le voci di bilancio che non sono mai state considerate, ma che finalmente è il momento di mettere a fattor comune e cominciare a pensare ad una progettualità anche dal punto di vista finanziario? Allora, il bilancio a livello municipale è molto secondario, perché comunque è soltanto un riflesso di quello che viene stanziato dal comune. In ogni caso, sicuramente a livello finanziario, sulle politiche giovanili bisogna passare da investimenti che possano garantire pari opportunità. Cosa intendo dire? In questo momento noi abbiamo comunque delle differenze sostanziali tra chi cresce in un quartiere più periferico o comunque più esterno e un quartiere più centrale. Ecco, bisogna cercare di investire sul dare attività tramite lo sport, tramite la scuola, tramite attività secondarie, la promozione di eventi culturali, e quindi dare opportunità ai ragazzi che crescono in quartieri e in contesti più difficili, perché appunto possano partecipare anche loro alla cittadinanza. Abbiamo tanti esempi di questo sul nostro territorio, non abbastanza, bisogna continuare a investire in questa direzione, quindi nella promozione della socialità nei quartieri, perché questo poi genera il concetto di sicurezza percepita, che peraltro è un altro dei temi della mia commissione, quindi bilancio finalizzato al garantire pari opportunità. Ecco, allora colgo subito la palla al balzo. Sicurezza, sicurezza percepita, qual è la differenza e la difficoltà nel comprendere questo concetto?
La difficoltà nel comprendere questo concetto sta nel porsi una domanda di base, ossia che cos'è la sicurezza, tendenzialmente. È sicuro un quartiere con una volante della polizia a ogni angolo di strada, ma è sicuro anche un quartiere vivo, un quartiere dove ci sono attività, dove c'è un bar, dove c'è un ristorante e dove i ragazzi possono avere altri sfoghi magari e non essere assorbiti in alcune situazioni della criminalità. Ecco, io credo molto nella sicurezza che nasce dalla partecipazione e dalle attività nei quartieri. La Milano che sogno io non è una Milano con una volante a ogni angolo di strada, nonostante si sia fatto anche in campagna elettorale la gara al rilancio su chi assume più vigili. Sicuramente i vigili servono, sicuramente la polizia serve, ma bisogna lavorare sulla prevenzione tramite appunto l'offrire pari opportunità, è sempre quello il tema. Io il mio quartiere lo percepisco sicuro se lo percepisco illuminato e se lo percepisco vivo. Vedere il mio quartiere dopo le 8 di sera senza nessuno in giro, anche una volante della polizia mi rende comunque triste e non mi rende sicuro, anche perché, bisogna essere onesti, non ci sono i soldi per tenere la polizia a ogni angolo di strada. Quindi bisogna fare vivere i quartieri e fare passare la sicurezza tramite la partecipazione, tramite la vita. Un quartiere sicuro è un quartiere vivo. Presidente, mi sembra molto determinato e concreto e allora vorrei, come battuta conclusiva, sapere qual è l'obiettivo che si è dato a medio e lungo termine per questo suo mandato. L'obiettivo a medio e lungo termine è cercare di portare avanti prima di tutto le promesse fatte in campagna elettorale, e siamo già partiti su questo, si è parlato per esempio, rimanendo sul municipio, dell'illuminazione e a proposito appunto di portare vita nei quartieri, della riqualificazione dello skate park di Lampugnano, che è relativamente qua vicino. E su questo investiremo appunto perché è un luogo aggregativo. Quindi il mio obiettivo a medio-lungo periodo è cercare di portare attività e portare vita nei quartieri e ascoltare il territorio, perché bisogna capire quali sono ovviamente le esigenze per poterci lavorare sopra. Quindi se mi devo dare un obiettivo è quello di portare a termine quello che ho promesso e fare nuove promesse da portare a termine. E abbiamo ascoltato il territorio grazie al nostro ospite Giacomo Marini, presidente della Commissione Mobilità e Sicurezza, Affari Istituzionali e Bilancio del Municipio 8. E ringraziamo anche i telespettatori di Legnano Web TV e vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata della Politica a Servizio del Cittadino.